È da più di un mese che vivo in questo pagliaio e la mia anima è quieta. Prima avevo tutto e non ero mai contento. Ora non ho niente e sono sereno. Biagio! Biagio! Io ho deciso di non toccare più soldi in vita mia. Ci vuoi venire con me? Vive come un barbone sotto i portici. Sì, vive come un barbone sotto i portici, con un cane. Mi sono venuto a trovare per farti una domanda. Alla fine l'hai trovato Dio. Sono Fratel Biagio, un frate pellegrino in cammino, ma sono una persona comune, attenzione, io vengo da questa società, magari adesso mi vedete così e qualcuno si chiede ma di quale periodo storico questo è? Ho vissuto in pieno questa società fino a 26 anni, ma da allora poi c'è stato un profondo cambiamento della mia vita. Ecco, non ho accettato più questa società egoistica e differente e che lascia indietro i più deboli. Pace e speranza a voi tutti, fratelli e sorelle. La missione nasce dalla strada, nasce alla stazione, tra i vagoni, le sale d'aspetto, gli angoli della città. Nasce per aiutare quelli che la società lascia indietro, emargina agli angoli. Li chiamano barboni, alcolisti, vagabondi, giovani sbandati, lo straniero. Io ho sentito nel cuore chiamarli fratelli. Così. Gli occhi di chi ha amato sopra ogni cosa. Hai restituito una vita e possibilità a molta gente. Hai dato speranza. Gli occhi di chi leggeva le anime. Abbiamo pregato e sperato in un miracolo, ma il miracolo di Dio su questa terra era Lui stesso. Simbolo dell'accoglienza degli ultimi, da sempre in prima linea per tutelare i più deboli, aveva fondato nel 1993 la missione Speranza e Carità. Luogo che ha saputo accogliere tanti uomini e tante donne in difficoltà. Ci ha lasciati un uomo che in modo ordinario ha compiuto cose straordinarie. Ama il tuo prossimo come te stesso. Questo ci ha insegnato Biagio. Adesso tutti dobbiamo onorare la sua figura. Con l'esempio, non con le parole. Nessuna povertà ho conosciuto più grande di quella di chi non sa donarsi. Cerchiamo costantemente storie ed eventi di grande testimonianza divina. Spesso la stessa però ci sfiora e noi non lo percepiamo. Queste sono le parole, questi sono i messaggi che impazzano sul web per ricordare questo piccolo, grande, grandissimo uomo. Parole sincere dettate dal cuore di chi, in un modo o nell'altro, ha incrociato sulla propria strada la figura di Biagio. Mi vengono in mente alcuni versi di un brano musicale che sembrano quasi cuciti addosso a lui. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me. Io sono uno qualunque, uno dei tanti, uguale a te. Credo negli esseri umani. Grazie, fratello Biagio.